Senti ragazzi, oggi voglio farvi vedere un giochino che ho appena scaricato che tra l'altro è balzato velocemente al primo posto delle top 25 e che come prezzo è molto, molto abbordabile, costa 79 centesimi e che credo in breve tempo diventerà il nuovo tormentone di App Store, proprio in linea con Angry Birds, non so se lo ricordate. Molto divertente proprio come Angry Birds appunto. E il gioco è molto semplice e ve lo faccio vedere subito. Si tratta praticamente di un giochino dove impersoneremo un mostriciattolo verde che vuole mangiarsi più lecca-lecca possibile e per farlo deve, diciamo, dobbiamo essere abili noi a far cadere le lecca-lecca presenti sullo schermo direttamente sulla bocca del nostro mostriciattolo. Adesso vi faccio vedere i primi quadri che sono abbastanza semplici, ma per farvi capire un attimino come funziona il gioco. Grafica molto carina, la musica molto coinvolgente, come potete sentire. E dopo i primi 2-3 quadri, diciamo, si imparano le dinamiche di gioco e sarà veramente divertente, soprattutto perché i quadri diventano piuttosto difficili e sarà una sfida continua anche con i nostri amici, perché i quadri sono tantissimi. Non li ho contati perché ho, diciamo, aperto solo i primi, ma diventano veramente complicati. Come vedete, lo scopo del gioco è molto semplice. Abbiamo una lecca-lecca appesa ad una corda e sotto il nostro mostriciattolo. Tra il lecca-lecca e la bocca del mostriciattolo ci sono tre stelline che ci fanno da bonus, che più stelline prenderemo e più vite riusciremo a vincere e più punti faremo. Tagliare la corda ci penserà il nostro dito in questo modo. Come vedete, il mostriciattolo si mangia la sua lecca-lecca, è molto contento e noi andiamo avanti con il gioco. Il secondo quadro, come vedete, è già un pochino più complicato. In questo caso, ovviamente, dovremmo avere molto intuito e capire che tagliando la seconda corda e tagliando la terza corda, in questo caso la lecca-lecca non cadrà più. Sarà impossibile che cada nella bocca del nostro mostro, poiché tagliando la prima corda ovviamente cade in perpendicolare e non colpisce la bocca del nostro affamato mostriciattolo. Quindi in questo caso la corda più indicata da tagliare in modo che il lecca-lecca pendoli in questo modo è la prima e la terza. Come vedete, il lecca-lecca comincia a pendolare e dovremo essere molto bravi a tagliarlo giusto subito sopra la bocca, in questo modo. E non è semplice, soprattutto quando poi le corde diventano tante e cominciano a diventare le dinamiche molto più complesse. In questo caso, prendere le stelline è molto complicato, come vedete. Io adesso eviterò di prendere le stelline, ma penserò soltanto al mio scopo, quindi quello di colpire la bocca. Molto carino anche l'effetto masticata. E andiamo avanti. In questo caso, ovviamente, si tagliano queste due corde e bisogna essere molto abili a lasciarlo al momento giusto. Volevo farvi vedere anche, ecco, in questo caso abbiamo anche una bolla di sapone qui sotto, come vedete, e una volta che ci finisce il lecca-lecca all'interno, per ovvie ragioni la bolla di sapone andrà verso l'alto e dovremo scoppiarla al momento giusto. Guardate. Andiamo a prendere le nostre stelline. Una volta sopra in perpendicolare, scoppiamo la bolla di sapone e scende il candy. Lecca lecca. Anche in questo caso tagliamo. La bolla di sapone sale, scoppiamo prima che scompaia e la facciamo cadere. Come avete visto, gioco molto divertente, diventerà veramente complicato. Guardate qui, sono al sesto quadro, se non sbaglio, ho già sei corde, quindi se ne vedranno veramente delle belle. Sarà come al solito divertente sfidare i nostri amici e rimarremo sicuramente inchiodati in qualche quadro ostico che non ci farà andare avanti. Impazziremo all'ufficio, in metropolitana. Ovunque saremo, vorremmo fare una bella partitella a questo nuovo gioco targato Cilingo. Cut the Rope si chiama.
Un saluto a tutti ragazzi, Gigi Calabrò, sempre per iPhone Italia. Ciao!